I globuli rossi sono le cellule che circolano nel sangue e che trasportano ossigeno in tutto il corpo. L'eritropoietina è un ormone che viene prodotto dai reni. Ha il compito di aiutare il midollo osseo a produrre i globuli rossi. Quando i reni sono malati, non producono abbastanza eritropoietina. Questo causa una diminuzione dei globuli rossi nel sangue. Le persone con pochi globuli rossi soffrono di anemia e si sentono deboli e stanche. Se il medico ti ha prescritto l'eritropoietina, è molto importante assumerla per evitare l'anemia. Questa medicina di solito si somministra mediante un'iniezione sottocute. La quantità e la frequenza viene decisa dal medico in base al risultato degli esami di controllo. A volte, quando si è anemici, il medico può prescrivere, oltre alla eritropoietina, anche il ferro. Il ferro si può prendere sotto varie forme, pastiglie, oppure per via endovenosa. Questo breve video illustra le procedure corrette per la manipolazione e l'uso della siringa preriempita di Nircera. Queste sono alcune delle componenti presentate. Stantuffo, leve di rilascio, flange delle leve, protezione dell'ago, etichetta a strappo, capsula di chiusura della punta, ago nel contenitore sigillato, ago, protezione dell'ago, tappo dell'ago. Rimuovere il blister dalla scatola. Lasciare che la siringa preriempita di Nircera raggiunga la temperatura ambiente prima dell'iniezione, in circa 30 minuti. Aprire il blister. Estrarre la siringa e l'ago dal blister. Posizionare le dita attorno alla parte mediana della siringa ed estrarla in posizione orizzontale. Evitare il contatto con le leve di rilascio. Il contatto con le leve di rilascio durante la manipolazione della siringa potrebbe causare un'attivazione prematura del dispositivo di sicurezza. Lo stantuffo è progettato per rimanere nella siringa, non toglierlo. Usare solo l'ago fornito con la siringa. Rompere il sigillo e togliere il tappo di plastica dal retro dell'ago. Rimuovere quindi il tappo dell'ago. Afferrare saldamente la capsula di chiusura della punta. Piegarla e tirare per rimuovere la capsula dalla siringa preriempita. Fissare l'ago senza ruotarlo. Premere saldamente per garantire il corretto inserimento. Togliere la protezione dell'ago, afferrare la siringa e la protezione dell'ago e tirare per separarle. Scegliere una delle tre sedi di iniezione consigliate. Regione superiore del braccio, coscia, addome. Detergere la sede dell'iniezione con un tampone imbevuto d'alcol. Inserire l'ago. Posizionare le dita sulle leve di rilascio e premere sullo stantuffo. Effettuare l'iniezione premendo sullo stantuffo e afferrando al contempo le flange delle leve. Inoculare l'intera dose. Il dispositivo di protezione dell'ago si attiverà solo dopo che sarà stata somministrata l'intera dose. Lo stantuffo, una volta completamente premuto, allargherà le leve di rilascio e attiverà il dispositivo di sicurezza. Non rilasciare lo stantuffo. Con lo stantuffo ancora premuto, estrarre l'ago, quindi rilasciare lo stantuffo.
rilasciare lentamente la presa e lasciare che la protezione del lago si sposti in avanti. Se è necessaria la documentazione, afferrare il lembo dell'etichetta, ruotare lo stantuffo in senso orario e strappare l'etichetta dalla siringa. Utilizzare l'etichetta adesiva per documentare l'iniezione nella cartella del paziente. Smaltire correttamente la siringa in appositi contenitori per articoli acuminati.